Buonasera a tutti. Sono profondamente preoccupato di quello che sta succedendo nel nostro paese. E penso che anche voi siate preoccupati allo stesso modo. Ho appena finito di vedere il video sugli scontri all'Università di Pisa. Scontri poi. Ha attaccato solo una parte, cioè quella dei poliziotti. Ragazzi che volevano entrare nella loro facoltà, visto che ci pagano anche le tasse, sono stati malmenati. Beh, cosa pensare del nostro paese? Che stiamo diventando come il Cile? O forse già siamo come il Cile? A Bergamo gli studenti vengono picchiati, a Pisa lo stesso. Le persone che si oppongono ai lavori, come la TAV, le basi militari, gli inceneritori, vengono malmenati. I lavoratori che scioperano, come in Campania, che bloccano un'autostrada, ma non per mettere delle bombe, semplicemente per farsi notare, per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla loro situazione. Vengono malmenati anche loro. Giustamente i poliziotti c'è da capirli, visto che non hanno mezzi, o non hanno il carburante per far funzionare i loro mezzi, non sanno che fare, allora dice: che facciamo? Andiamo a piedi, in tenuta antisommossa, e malmeniamo tutti quelli che incontriamo. Mi sembra una cosa giusta. Anche le forze dell'ordine, negli ultimi 3 o 4 anni, hanno perso un po' la loro funzione, nel senso, nell'80% dei casi, i criminali o i responsabili di crimini non vengono trovati. La polizia non interviene mai contro i potenti, anche se questi commettono reati, ma anzi ubbidiscono ciecamente al potere. Mi chiedo che fine abbiano fatto i poliziotti come potevano essere Nini Cassarà, Beppe Montana, Boris Giuliano, entrambi commissari, cioè tutti e 3 commissari presso la squadra mobile di Palermo, presso la questura, poi assassinati dalla mafia. O mi chiedo che fine abbiano fatto poliziotti come Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Cusina, Vincenzo Limuli e tanti altri valorosi appartenenti alle forze dell'ordine che scortavano queste persone, questi magistrati, e che sono morti insieme a loro. Oggi i poliziotti scortano i parlamentari condannati per mafia, come Dell'Utri, come Cuffaro. Oggi gli agenti di scorta vengono affidati a vigilare sulla sicurezza dei corruttori che sono dentro al Parlamento. Ecco, e tutto si sta capovolgendo. Facciamo un breve riassunto. Io ho la fissa di questi riassunti perché non voglio dimenticare. A livello di giustizia, il poveraccio non viene tutelato, e il potente sì. Tutelato contro la volontà dei magistrati. Sono le leggi che sono state varate in materia di giustizia che hanno indebolito fortemente l'azione dei magistrati. A livello di pubblica sicurezza, come abbiamo visto, se delle persone protestano, vengono malmenate dai poliziotti. Allora, chi difende il cittadino? Cioè, il cittadino paga delle tasse per avere indietro un servizio dallo Stato, che sia sicurezza, sanità, trasporti, tutto quello che volete. E che servizio sta tornando indietro ai cittadini? Un servizio fatto di manganello. Chiaro e semplice. No, è l'antivirus che si è aggiornato, non vi preoccupate. Quando sente parlare di queste cose, anche il computer si aggiorna in automatico. E allora,
Che cosa possiamo fare come cittadini? Non possiamo più manifestare, neanche in modo pacifico, benché sia garantito dalla Costituzione. Non possiamo più urlare magari con il megafono. Non possiamo fare più niente. Secondo loro dovremmo starcene zitti, in silenzio, e subire tutto quello che ci dicono di subire. Guardate anche la manifestazione che successe a Roma, ora non ricordo bene in quale piazza, dove si introdusse un furgone carico di facinorosi con spranghe, mazze, eccetera, mandato lì apposta per creare confusione. Cossiga disse che quando i ragazzi avevano occupato le università, di andare dentro e malmenare tutti, di modo che imparassero qualcosa, cioè siamo proprio in un momento strano, incomprensibile, direi. E ogni speranza, diciamo, che per il cittadino sta avvenendo ogni giorno sempre meno. Ma se lo Stato non tutela i cittadini, o il cittadino singolo? Se la giustizia non tutela i cittadini o il cittadino singolo, se le forze dell'ordine non tutelano i cittadini o il cittadino singolo, a chi spetta questo compito? Grazie.